cosa dire, noi avevamo, come dire, ipotizzato un contatto già l'anno scorso per una visita che dovevamo fare in Silicon Valley a luglio, poi questa cosa non si è concretizzata, si concretizza oggi e siamo molto contenti, abbiamo, diciamo così, voluto questo momento per vari motivi. Uno ovviamente per la storia personale di Federico Faggini, che è, diciamo, una storia che ci piace molto, che anche, diciamo, i nostri conterranei, direi, possano vivere, condividere, i ragazzi dell'università, le persone che lavorano, le persone che troveremo a Sinnova, quindi anche l'ecosistema dell'innovazione. E due, perché anche noi come fondazione abbiamo un nostro ruolo, grande o piccolo, ma significativo, perché comunque finanziamo la ricerca universitaria in maniera continuativa, circa 40 milioni negli ultimi 10 anni, investiamo nel venture capital, abbiamo fatto anche qualche piccolo investimento diretto in alcune situazioni particolari e adesso vogliamo, appunto, qui in cartella avete questa cartella con questo nuovo progetto che si chiama Innoise, Innovazione diretta alla salute, vogliamo dare un contributo stabile che ci consenta di mettere insieme quello che facciamo con quello che fanno gli altri soggetti del territorio, privati, pubblici, enti locali, la regione, in modo continuativo, perché crediamo che questa realtà, quest'area, in particolare quest'area metropolitana del Sud Sardegna, abbia delle potenzialità importanti e così vogliamo alzare la bandierina. Speriamo che anche attraverso... Ah sì!